chi è veramente Dio? Lo possiamo scoprire seguendo diversi canali. Prendiamo per partenza, visto che Dio evoca la religione, il canale religioso. Nella Bibbia Dio consegnò a Mosè i 10 comandamenti e Mosè gli chiese: se mi dicono chi te li ha dati, chi devo dire che me li ha dati? Qual è il tuo nome? E la voce rispose a Mosè: io sono chi sono, da cui il nome Yahweh, il tetragramma che da alcuni è letto Yahweh, dall'altri Geova, e che vale 26 in Kabbalah ebraica, ed è un numero già in sé indicativo della unità e trinità di Dio. Perché 26, prendendo un Dio che va in tutti i versi, che sono due, va da meno 13 a più 13, e 13 è 10 più 3, ossia l'unità del ciclo divino più la Trinità. Quindi già Yahweh nel tetragramma di Yahweh o di Geova è esattamente il Dio uno e trino, uno in un ciclo assoluto operativo e trino nella consistenza del volume, che è un ente unico, che può essere immaginato come il volume di tutto l'universo, che equivalga al prodotto, ossia all'interazione di tre assi fondamentali, X, Y e Z, riconosciuti scientificamente da Cartesio, quando con il sistema cartesiano poi arrivò alla rappresentazione analitica, ossia organizzata per valori uguali e distinti, di tutta una entità di tipo spaziale. Quindi, Yahweh, io sono chi sono, ha il fondamento uno e trino, anche se Yahweh non lo disse. E secondo gli ebrei, Dio è uno. Vediamo un momentino come la filosofia ha trattato la stessa consistenza. La stessa consistenza è stata trattata in un modo assolutamente simile al Vangelo, per come comincia il Nuovo Testamento, che storicamente comincia con un ordine che parte dal Vangelo di San Matteo, anche se non fu il primo. Ma i quattro Vangeli sono messi in quest'ordine. Primo è il Vangelo di San Matteo. E a Elea, sotto un monte che oggi si chiama Monte Stella e si trova nel Cilento, in cima al Monte Stella c'è un santuario della Madonna e c'è un osservatorio astronomico, ai piedi di questa stella, tre che erano venuti come grandi maestri da Oriente, ossia dalla Grecia, in Occidente, in Magna Grecia, seguendo proprio un parallelo, lo stesso parallelo, erano arrivati cercando la loro stella ai piedi di Monte Stella e ai piedi di quella stella fecero una dichiarazione solenne, resero manifesto, essendo greci, manifestare implica il verbo epifano, che significa io rendo manifesto, e fecero una epifania, ossia una pubblica manifestazione di questo significato. Il fondamento di tutte le cose che esistono sta
nel loro esistere, ossia il fondamento di ogni io sono sta nel fatto che io sono. E quindi replicarono pari pari la stessa affermazione fatta da Yahweh Geova a nostro Mosè, e nel modo esatto in cui è descritta la nascita di Gesù nel primo dei Vangeli. Ci sono i tre re magi, c'è la stella, c'è la capanna ai piedi della stella e c'è l'Epifania. Ora, la cosa che si aggiunge proprio come un valore in più dato dalla realtà è che la salma di San Matteo fu trovata una trentina di anni prima del termine dell'anno 1000 a Elea, perché il mare si era spostato, e spostandosi aveva portato in luce l'antico cimitero di Elea, e lì c'era una tomba sulla quale era scritto: qui giacciono le spoglie dell'apostolo Matteo. San Matteo fu preso, portato a Salerno, e lì la sua tomba è ancora oggi nel Duomo di San Matteo, che è una città che ha fatto di San Matteo poi il suo patrono. Quindi, quando andiamo a cercare di chiarire chi sia Dio, lo ritroviamo in filosofia come il fondamento di tutte le cose nel loro essere, ed è un fondamento collocato nell'essere. Era un essere che non mutava con il divenire. Si accapigliarono i filosofi, soprattutto contro Eraclito, che affermava che non era vero che il fondamento stesse nell'essere. Il fondamento stava nel divenire, perché l'essere continuava a mutare. Però da Elea gli rispondevano che anche se mutava l'essere, il fondamento di ogni cosa in essere era sempre quello. Di conseguenza, anche se mutava di aspetto, ogni cosa, pur mutando nella forma del suo essere, continuava ad essere. E negavano la possibilità di cambiare con il cambiamento. Ci fu Zenone che, per dimostrare che l'entità non era divisibile, fece un racconto intitolato Achille e la tartaruga, dicendo che se la realtà fosse sempre divisibile per due, Achille, il pie veloce, pur essendo il pie veloce, non poteva raggiungere il più lento degli animali, una tartaruga. Perché se all'inizio tra Achille e la tartaruga c'era una certa distanza, poi ci sarebbe stata la metà della distanza, ma anche quella metà della distanza era divisibile per due, e di conseguenza Achille poteva andare alla metà, e poi alla metà della metà, e poi alla metà della metà della metà. Ma se ogni metà fosse stata divisibile sempre per metà, Achille sarebbe potuto andare sempre solo alla metà e non sarebbe stato mai in grado di superare definitivamente la metà raggiungendo la tartaruga. Quindi lo spazio non poteva essere divisibile, perché all'atto pratico, vedendo Achille che cerca di raggiungere la tartaruga, la raggiunge e la sorpassa. Allora erano costretti a fare questi esempi, non avendo a disposizione il cinematografo. Se allora lo avessero conosciuto, l'esempio che avrebbe fatto Zenone di Elea
non sarebbe stato questo, ma sarebbe stato proprio un film di quelli di una volta con la pellicola e tanti fotogrammi distinti sulla pellicola. Nessun fotogramma diviene l'altro, ci sono tutti e due. Di conseguenza, se noi li vediamo uno alla volta in sequenza, vedendo il secondo che è quasi uguale al primo, noi riusciamo a scorgere solo le modifiche tra il primo e il secondo e le intendiamo come un movimento. Di conseguenza, quando noi vediamo il movimento, è un puro effetto di tipo cinematico, che è visto realmente, perché si passa dall'osservazione di un punto al punto successivo. Ma non è un vero movimento, perché la scena collocata nel primo fotogramma è rimasta lì. È solo l'osservatore che si è spostato di fotogramma in fotogramma e ha avuto l'impressione che la scena, la stessa, fosse mutata. Ma non è vero che la stessa è mutata, perché se noi ne osserviamo 10 in sequenza, a noi è parsa sempre presente una sola, è mutata nei 10 frammenti, mentre invece quei 10 frammenti sono ancora lì, tutti e 10 sulla stessa pellicola. Quindi il movimento, il divenire, appare, ma non è vero. Su questa fila della scuola filosofica eleatica, che poi stranamente è stata superata da quella di Eraclito, perché tutti alla fine hanno creduto che il fondamento dell'esistenza stesse proprio nel passare di tempo di presenza in tempo di presenza. Tanto che nessuno ha più recuperato le ragioni fondamentali, se non ogni tanto nel corso della filosofia c'è stato chi ha ripreso il valore dell'essere delle cose. Ma sostanzialmente l'uomo è arrivato sempre a dare più ragione a ciò che vede, ossia alla parvenza del divenire delle cose. Per cui esista prima una cosa e poi l'altra. Prima una azione, per esempio di me che voglio uccidere un capretto, e poi il gesto di me che ho ucciso il capretto. Quindi ci sono questi due fotogrammi, uno della azione, l'altro dell'azione messa in atto, che formano il divenire tra l'azione e la reazione, ossia l'azione entrata in atto. Ma questo pensiero è stato finalmente riportato alla luce proprio da chi vi parla, quando ha riaperto l'antica scuola eleatica, integrandola con i valori che erano affermati nello stesso periodo storico, circa 5 secoli avanti Cristo, sempre in Magna Grecia, ma a Crotone, da un altro illustre greco che era Pitagora. Per cui tra i tre magi che in un certo senso si mossero da oriente a occidente possiamo far entrare anche il Pitagora, anche perché il Senofane, il primo dei tre, si è spostato relativamente. Pitagora sostiene che l'essere si esercita attraverso il numero. È il numero la vera ragione e la vera causa che crea il nostro mondo. E Pitagora è stato l'autore di una scuola antica sorta a Crotone e chiamata da lui Scuola Italica. Quando io ho riaperto la scuola eleatica integrata con la scuola di Pitagora, l'ho chiamata Nuova Scuola Italica. È sorta nel 1997 a Saronno. Avevo una dozzina di allievi.
Non era una scuola di filosofia ufficiale, nel senso che avesse i timbri, le autorizzazioni, ma il pensiero non ha bisogno di autorizzazioni per sorgere e per diffondersi. Di conseguenza, la mia scuola, in cui io insegnavo il pensiero della ragione espressa, non aveva bisogno di alcuna autorizzazione per essere una scuola autentica, anche senza le autorizzazioni di entità superiori che dovessero metterci il timbro se fosse o no una scuola con tutti i diritti. È stata una scuola fondamentale e io dicevo a quel tempo ai miei pochi discepoli: vedete, un giorno parleranno di voi, perché voi non vi rendete conto nemmeno voi di che cosa state seguendo. Ci sono già alcuni di questa scuola che sono in paradiso, ma lasciamo perdere. Che cosa sostenevo io? Che proprio la verità dell'essere sta nel fatto che essere nella sua unità e nella sua molteplicità. Perché nell'essere fondamentale il verbo essere implica l'essere del suo essere. Quindi è una condizione che mette in atto di essere il suo stesso essere come un fondamento e non come un susseguirsi. Quindi l'essere dell'essere, proprio come aveva detto Yahweh: io sono chi sono, ossia io sono l'essere dell'essere. Ebbene, l'essere dell'essere che io profetizzavo e che dimostravo con i numeri, si riferivano proprio a quei numeri che il Pitagora aveva posto a fondamento dell'essere. E poiché noi uomini abbiamo una ragione che usa il sistema numerico come fanno i computer per ragionare, ecco la ragione del fatto che tutto ciò che noi vediamo è in forma quantitativa. I quanti, che sono il fondamento dell'esistenza dell'energia, per esempio, secondo Planck, sono quanti in dipendenza proprio del modo quantitativo che noi facciamo per capire. È il nostro criterio che costruisce il quanto, come tutto ciò che determina il quanto e poi il quando, ossia tutta la consistenza dell'essere in essere quando si presenta come un numero. E poiché i numeri hanno delle regole interne, tanto che tutti hanno un padre unico, che è il ciclo 10, perché il ciclo è determinato dall'assemblaggio di tutti i numeri, e risulta evidentissimo che è il 10, per il motivo che il ciclo di 1 è dato da 1 diviso 1 più 1 per 1, e quindi è 2 il ciclo di 1. Infatti va da meno 1 a più 1. Il ciclo del 2 è 2 diviso 2 più 2 per 2, ossia la somma degli opposti. Degli opposti proprio in un processo di calcolo. Da una parte abbiamo la divisione tra due enti uguali, nell'altra abbiamo il prodotto tra due enti uguali. Di conseguenza, la divisione tra due enti uguali è sempre 1, il prodotto tra due enti uguali varia a seconda del numero. E quindi per il numero 2 il ciclo è dato da 1 più 2 per 2 ed è 5. Il ciclo del 3 è dato da 1 più 3 per 3, ossia 10. E vediamo già che il ciclo 10 è il prodotto
tra il ciclo del numero 1 e il ciclo del numero 2. Il ciclo del numero 1 è 2, il ciclo del numero 2 è 5, 2 per 5 10. Vediamo che nel ciclo del terzo noi abbiamo l'interazione tra i primi due cicli, il ciclo dell'1 e il ciclo del 2, e nel ciclo del 4 noi abbiamo la somma tra i primi tre cicli, perché il ciclo del 4, che è dato da 1 più 4 per 4, quindi 1 più 16, 17, è dato dalla somma del primo ciclo, 2, più il secondo ciclo, 5, 2, 5 fa 7, più il terzo ciclo, che è 10, 17. Quindi il 17, che è il ciclo del 4, è la somma questa volta degli altri cicli, mentre invece il 3 era il prodotto dei primi due cicli. E così, andando in avanti, ci sono sempre le relazioni al ciclo 10, che è il vero padre. I numeri hanno un padre ed è il ciclo 10. Appare evidentissimo nel ciclo del 7. E perché? Perché se veramente 10 è il ciclo cui fa parte il 3, il ciclo del 3 si muove nel ciclo del 10 come 10 meno 3 uguale 7. E allora noi dovremmo avere che, come il ciclo del 3 è esattamente il 10, perché è 1 più 3 per 3, 10, così deve essere anche per il ciclo del 7. E il 7 com'è? 1 più 7 per 7, 49, uguale 50. Ecco, il ciclo del 7 ripropone il ciclo del 2, che era 5, lo ripropone 10 volte. Quindi il ciclo del 7 ripropone tutto il tempo da 1, da meno 1 a più 1, nel ciclo 10, dimezzato perché si deve rivolgere solo alla crescita in positivo di un 3 che avanza solo in un verso. Quindi, poiché io dimostravo, perché queste che sto facendo io, anche voi adesso, sono dimostrazioni dell'essere come è per i numeri. L'essere dei numeri ha chiaramente un padre ed è il ciclo 10. E in che modo questo padre è padre di tutti i numeri? Attraverso la forma della potenza. È un padre che ha potenza. E che cos'è la potenza matematica? È la quantità di volte che questa base 10 entra in azione. Se entra in azione due volte ed è 10 per 10, si presenta in potenza come 10 elevato a 2 e nel suo valore uguale e contrario, dato dal logaritmo, che è quanto abbatte la potenza, e ripristina solo l'indice, ecco, il logaritmo di 10 per 10 determina il numero 2. Il logaritmo di 10 per 10 per 10 determina il logaritmo ed è 3. Il logaritmo di 10 per 10 per 10 per 10 è 4. La forma del logaritmo toglie di mezzo la base 10 e dice solo quante volte la base entra in azione. Quindi i numeri che noi abbiamo indicano quante volte il padre entra in azione per determinare i vari numeri. 150? Che cosa è? È il padre, ossia il 10, che entra in azione 150 volte. 10 per 10 per 10 per 10, 150 volte, e ottiene che nella forma della reazione, ossia dell'azione uguale e contraria alla potenza del 10, noi abbiamo solo l'indice 150. E così è per tutti i numeri. Quindi io dimostravo chi è l'essere del numero, ossia del fondamento di quella cosa, di quella virtù matematica che nella scuola italica Pitagora professava, e che io nuovamente riaprivo
come una cosa ora dimostrabile in fisica, perché attraverso tutte queste valutazioni quantitative avevano origine i quanti scoperti da Planck. E in che modo? In un modo assai semplice. Il quanto in linea era legato al Dio, ossia al fondamento di ogni numero, 10, che valeva 1 e di conseguenza era 11. Questo è il fondamento in linea. Ma poiché il nostro spazio ha 3 linee fondamentali e ciascuna di essa può essere seguita in 2 versi, allora lanciando 11 in tutti i versi, ossia in 6 versi, 11 per 6, 66, si arrivava al valore esatto della costante di Planck, quando l'unità in campo era joule moltiplicato secondo, un joule moltiplicato per un secondo, alla dimensione di 10 alla meno 35. E perché alla dimensione di 10 alla meno 35? Perché questo 35? Esattamente questo 35? Perché questo è la base, questo è il fondamento unilaterale. Infatti, quando noi abbiamo che il fronte è assoluto, ossia ha come lato il 10, il fronte vale 10 per 10 ed è 100. Quando questo 100 avanza in linea come 10, poiché questo 10 è visto in modo relativo nel flusso, azione e reazione, tutto quello che si muove in dinamica è visto in contrapposizione a qualcosa di uguale e contrario. Quindi nel ciclo 10, per poter vedere nel ciclo una quantità in moto, bisogna dividere il ciclo 10 in 2 e c'è un meno 5 e un più 5, e noi possiamo vedere più 5 in base a meno 5. In base alla dinamica che va indietro nel tempo, noi possiamo vedere la dinamica che avanza nel tempo come il flusso più 5. Di conseguenza, il flusso più 5 relativo al fronte 100 è 105, e possiamo sommarlo perché sono valori assoluti che possono valere tutto. Il 100 prodotto 10 per 10 in effetti sono 100 linee messe tutte in fila, alle quali possiamo aggiungere le 5, tanto che diventano 105. Ma così facendo, essendo un tutto ed essendo in 3 dimensioni, una dimensione sola è un terzo e un terzo di 105 è 35, per cui l'indice 35 in valori per 100 è il valore iniziale di una linea sola della Trinità, un ente solo, assoluto della Trinità, vale 35. E quando ce ne sono due, come Padre e Spirito Santo, che generano un figlio, valgono il loro prodotto, ma non in termini di percentuale, in termini proprio unitari, perché il 35% è 0,35 unità. Quindi quando noi moltiplichiamo 0,35 unità per 0,35 unità e noi moltiplichiamo Padre per Spirito Santo e otteniamo 0,1225, otteniamo l'anno 0 nel calendario di Giulio Cesare, moltiplicato, virgola, il mese 12, il 25, Natale. Ed è il Natale di Gesù Cristo che entra in azione, in questa presenza del tempo legato direttamente ai valori che si riferiscono al valore 10, assoluto, puro. Quindi noi abbiamo il Natale di Gesù Cristo giusto nell'anno 0, nel mese 12, giorno 25, come il prodotto di 0,35. Quindi è 35 la dimensione fondamentale, basilare, addirittura della nascita di Gesù Cristo, del Figlio di Dio. Ecco quindi che quando arriviamo a 66 per 10 alla meno 35
joule per secondo, abbiamo il valore essenziale della costante di Planck e il sistema unitario della nostra realtà quantitativa è messa in esatta dimensione con il padre assoluto che agisce con il 10, che è a fondamento dell'essere. E facendo questo, ecco che il Dio, ossia il fondamento, cessa di essere solamente presente in un valore cui non si sappia che numero dare. È esattamente quel valore che è riscontrato nella fisica come la quantità minima dell'energia, quella che si possa riferire alla quantità di Planck, in un mondo espresso per quanti, ossia per numeri, e il numero è 66 per 10 alla meno 35 joule moltiplicato secondo, proprio nella legge assoluta del Dio uno e trino, perché è 10 più 3, 13, che va dal negativo al positivo, e quindi vale 26, vale il tetragramma di Yahweh o di Geova, chiamatelo come volete. E in un modo assai mirabile, le comprensioni della fede, quelle ebraiche, per le quali valeva la Kabbalah, ossia la rappresentazione per numeri delle lettere. E infatti questo fanno quando, attraverso la Kabbalah, trasformano il tetragramma di Yahweh o di Geova in quel numero 26 che è realmente vero, rappresentativo dell'unità e trinità di Dio, 10 più 3, che va dal meno 13 al più 13. Ecco, quando io con la nuova scuola italica arrivo a spiegare questo, trasformo quella parola che Dio disse a Mosè, Geova, Yahweh, valutato dalla Cabala ebraica 26, nel vero valore dell'unità e trinità di Dio, data dal ciclo 10 e dal 3 che lo forma. Perché 3 diviso 3 più 3 per 3 uguale 10. E abbiamo una cosa sorprendente, che l'essere è l'essere di se stesso. Quindi quando noi facciamo una equazione per sapere una cosa, che cosa è, noi dobbiamo avere che questo è uguale a questo, e quindi deve esistere questo e questo, non una sola cosa, ma una duplicità di cose, perché l'essere deve essere l'essere. Certo, l'essere di se stesso, quindi il tutto deve essere di tipo binario, di tipo causa e effetto. Una causa essenziale, un effetto che è la sua analisi, è la sua spiegazione, esattamente come abbiamo il volume come ente che è in atto attraverso la partecipazione di tre linee che sono il lato del volume, che si moltiplicano tra di loro e determinano il volume. Chi è prima, il volume o i tre lati del volume che ne sono il calcolo? Esistono insieme, c'è il volume determinato dal prodotto dei tre lati. Di conseguenza, noi abbiamo che il volume 1 è uguale a lato per lato per lato. E quindi quando la fede cristiana attraverso Gesù Cristo arriva a dire Dio è uno e trino, rivela che un volume è lato per lato per lato, e quindi spiega la realtà nel suo essere fondamentale, per cui la realtà e Dio non è collocato in una astrazione, ma in una lettura fondamentale del fondamento stesso dell'essere che noi stiamo vedendo. E quando noi stiamo osservando noi stessi e ci accorgiamo di essere in essere
e sappiamo anche noi dire: io sono il mio esistere, e stiamo facendo una equazione di questo tipo qui, stavolta legata alla riflessione che ciascuno di noi fa su se stesso e arriva a dire: io sono chi sono, anche io sono allo stesso modo di Yahweh. Io sono nella stessa condizione generale espressa da Yahweh come un valore assoluto riguardante ogni essere, perché Yahweh ha risposto: io sono chiunque è un io sono. Io sono chi sono, coloro che sono, io sono, perché chi sono significa anche coloro che sono, essi, chi, quelli che, chi. Io sono chi sono, chiunque è Dio nel suo fondamento. E la prova che Dio esista ce l'abbiamo nella prova ontologica fatta ancora una volta da Descartes, da Cartesio, quando disse che io penso, dunque io esisto. E accorgendomi che io esisto, io sono chi sono, e di conseguenza io sono nello stesso modo uguale nell'entità, nell'essenza, a Yahweh, a Geova. Certo, non sono tutto Geova, in me c'è un peccato di origine, sono quel poco che io sono, perché mentre io sono mi accorgo che c'è mio padre, c'è mia madre, ci sono i miei fratelli, i miei amici, tutti gli uomini che sono uguali a me. Quindi io faccio parte di una moltitudine di io sono chi sono. E Dio è la moltitudine di tutti i possibili io sono chi sono. Ma non una astrazione, quella verità che è collocata in ciascuno di noi, e che se l'uomo la cerca fuori dalla dimensione esistenziale dell'uomo, come un valore posto oltre l'uomo e non dentro l'umanità, l'uomo non sta ricorrendo a chi lo ha determinato, a chi lo sta determinando, ma è l'uomo che sta determinando Dio come un puro concetto, un puro giudizio astratto. E l'uomo pensa di essere figlio di questa astrazione. In questa trappola caddero pensatori famosi, come per esempio Socrate, quando, pensando anche lui a chi fosse Dio, disse che Dio era l'estrazione che veniva spontanea in ogni uomo, che scoprendo il suo limite arrivava a vagheggiare, a sperare la presenza possibile di un io a livello superiore che provvedesse a sanare tutto il bisogno personale riconosciuto da ciascuno. Per cui per Socrate Dio era un figlio della ragione umana e non la ragione umana figlia di un Dio, che poi è il 10 che consente alla ragione umana di ragionare in questo modo. E si confonde la causa con l'effetto. Chi è che ci muove? È il nostro stesso modo di ragionare, ma non quello del bambinello stupidotto più o meno, intelligente più o meno, che è impiantato in un organismo vivente e che deve costruirsi il suo valore ideale. No, è quell'io profondo della consistenza di ogni uomo, tanto che ogni uomo, stupido o intelligente, cretino come una cretina, una capra di donna, poniamola, esistono dei deficienti puri, ma quando sono resi incinta, violentati perché sono assolutamente
inesistenti nel loro io, sono capaci di mettere al mondo un bambino sano. E come hanno fatto delle persone proprio così stupide, chiaramente in difetto di ogni cosa. Perché chi era stupido così era il bambinello coltivato nel progetto in cui quella donna era costretta dalla sua regola interna, che non aveva proprio nulla a che fare con quella bambinella che era creata e che per un difetto era stupida. La capacità di questo organismo c'era ancora tutta ed era capace di risolvere il suo stesso problema di essere stupida, mettendo al mondo un figlio sano e intelligente. Allora come la mettiamo quando l'uomo crede di essere questo bambinello stupidotto o intelligente che pensa di essere il valore più importante di se stesso? No, questo bambinello è servito da un apparato perfetto che, agendo nell'ordine dei numeri, portano avanti atto dopo atto tutta l'evoluzione del disegno del DNA. E il DNA è un progetto che l'uomo fedelmente esegue e in base a esso, in base a tutti i comandi che ci sono, l'organismo evolve e a mano che evolve, evolve anche questo bambinello che è coltivato dentro come chi si accorga di essere. Perché la differenza tra il bambinello e l'animale è proprio questo: il bambinello ha la capacità di dire a un certo punto io sono chi sono, l'altro è semplicemente un essere che è secondo i suoi istinti e non secondo la sua capacità di giudizio, che si sovrapponga al suo essere naturale e arrivi a riconoscere io sono chi sono. Ecco, questa capacità di arrivare al secondo membro dell'uguaglianza ce l'abbiamo a quanto pare solo noi in un modo così spiccato, e abbiamo questa ragione di tipo superiore che arriva a imporsi su quell'altra in un modo arbitrario, per cui poi arriviamo a negare che esista un Dio in relazione a noi, quando noi siamo fatti totalmente attraverso il nostro DNA. E se questo nostro continuo creatore che segue il suo progetto non esistesse, noi moriremmo. Noi possiamo illuderci con il nostro io bambino di essere più o meno grandiosi, più o meno fessacchiotti, ma chi ci conduce passo dopo passo nella nostra vita è il nostro DNA, è il nostro progetto esecutivo. Noi siamo schiavi di questo progetto, non possiamo farne a meno. Di conseguenza la nostra vita psicologica è proprio quella di un bambinello che è in una carrozzella ed è portato a spasso da quell'altro io, che è un io comandato dal suo essere un DNA piuttosto che l'altro. E chi ce l'ha dato questo DNA? Perché il mio è diverso da quello di un altro? Chi c'è a monte di questo ente fattivo che determina i vari progetti, i vari programmi e li differenzia uno dall'altro? Chi c'è? C'è il io sono, chiunque fa parte dell'essere. Io sono tutti coloro che sono, e poiché sono onnipotente, io faccio essere ogni possibile DNA e a ciascuno io incarico di portarsi a spasso questa carrozzella con il bambinello che, sulla base di quello che ha avuto, è in grado di valutarne solo l'essenza. E sulla base dell'essenza, sulla base essenziale delle cose che ha avuto, arriva a dire
il valore fondamentale della mia vita, ossia il mio Dio, è questo. Ecco dunque infine chi è Dio. È un ente che si diversifica in una quantità infinita di enti nella stessa sostanza. Quindi è un uno, uno solo, che ha una vita infinita e si esprime attraverso infiniti soggetti, tutti parti della stessa essenza, tutti messi insieme nello stesso destino. Ma ognuno ha avuto l'incarico di essere responsabilizzato sulla sorte che gli è stata assegnata. Ciascuno di noi ha un DNA che lo costruisce nell'arco di tutta la nostra vita e in base a questo progetto dal quale non possiamo scappare, noi dobbiamo valutare nella nostra evoluzione se ci sta bene o non ci sta bene. E nell'incontro con gli altri, ossia con l'intorno, che non è parte del nostro DNA, ma di quello altrui, come va secondo noi il rapporto esatto tra il mio io e l'io di un altro? Io devo arrivare a capire di essere solidale con tutti gli altri come me, perché ognuno di essi è una forma esistente del fondamento che si è differenziato in tutti i modi uguali e distinti di essere nel reale e è nel reale, non in quel mondo trascendente che sarebbe solo una astrazione assoluta da questa. Ma a questo punto salta fuori proprio la difficoltà dell'essere, perché questo bambinello che si accorge del suo limite non è ancora capace di andare oltre quel limite, di capire che quel limite che lo delimita è sì la sua delizia, ma è anche la sua croce. E di conseguenza, se la libertà che hai è di volere le cose che vuoi, questo rischia di essere anche il tuo limite. Devi riuscire a superare tutto quello che tu vuoi, integrandolo con tutto quello che vuole il tuo fratello, il tuo padre, la tua madre, il tuo servo, il tuo animale. Devi integrare il tuo io con ogni io che è, perché io sono chi sono rivela l'essere di ogni essere. E quanto più ciascuno di noi è in grado di farsi uno con gli altri, tanto più è realmente un Dio grandioso, perché diventa l'avvocato non più e solo di se stesso, ma dell'intera umanità, perché accorgendosi dell'esistenza di tutto l'insieme come un unico destino, lotta a questo punto non solo più solo per se stesso, ma per Dio, il Dio vero che è quello che esiste nella nostra esistenza. Ma l'uomo non è capace di scorgersi a livello divino, perché non è capace di accorgersi che siamo noi a determinare ogni qualità che vediamo nel mondo, attraverso algoritmi della matematica. Quello stesso processo che consente a una frequenza di determinare una luce, visibile o no, a seconda che la frequenza ricada o no nel nostro apparato ricettivo. Tanto che certi animali ci vedono di notte e noi non ci vediamo di notte, ma quelle frequenze ci sono, anche se noi non le vediamo. E noi, vedendole, siamo solo capaci di trasformare dei rapporti di matematica, delle pure frequenze, in luci, in colori, in percezioni di caldo o di freddo. E a questo punto dobbiamo accorgerci che chi dà la forma che noi vediamo al mondo siamo noi, attraverso i cinque sensi che abbiamo.
Perché se non l'avessimo, il mondo, nella nostra immaginazione, quello che noi vediamo, non so in che modo sarebbe captato da noi se non vedessimo, se non sentissimo, se non udissimo, se non toccassimo. Ci sarebbe ancora un io capace di accorgersi di esistere? Questa è la domanda. Noi siamo la nostra croce e la nostra delizia. È sul limite delle cose assegnate a noi che noi esistiamo. Siamo nel limite. Ma Dio, per risolvere la questione infinita, l'ha resa determinata. L'ha determinata in valori determinati, in modo che fossero determinati. Così facendo, Dio ha dovuto assumere ogni croce determinata, ma ha assegnato a ciascuna delle sue anime, come a anime di figli, il compito esclusivo di vincere la sua battaglia, ossia di fare come aveva detto Socrate, tirare fuori dentro di sé l'ideale Dio che salva la sua condizione umana. Ma questo non più come un fine a cui non corrisponda più nulla altro che una vana speranza. No, questo proprio come un fine che è alla fine determinato dal successo di tutta l'opera, perché tutta quest'opera, percepita nel limite, verrà a un certo punto percepita senza più quel limite. Ci sarà il modo nel quale al nostro bussare di ora, a cui non sarà risposto in apparenza, o sarà risposto in apparenza fino al termine della nostra vita, sarà risposto dopo. Questo che stiamo vedendo nel nostro essere limitato, delimitato, è solo un essere limitato e delimitato di tempo e di spazio. Quando usciremo da questo nostro essere, perché il nostro essere unennesimo non può esistere se non c'è anche N. Dio è uno. Questo implica il fatto che il nostro essere infinitesimo implica l'infinito. Chi dice ci sono io come infinitesimo e non c'è l'infinito è solo un idiota. Uno come portato dalla carrozzella del suo DNA che lo conduce perfettamente e che poi difetta nella conclusione razionale del suo essere chi essere. Perché se tu sei un ennesimo, sei un ennesimo di N e mica di niente. Nella nostra relatività, il nostro essere relativo implica per forza un assoluto riferimento al relativo. Se il relativo è il valore ennesimo, esiste N, perché noi non possiamo essere un ennesimo di nulla. Siamo un ennesimo di una molteplicità che però è una cosa sola assieme a noi, perché un ennesimo moltiplicato N fa N ennesimi uguale 1. Questo è il Dio fondamentale, e in questo modo ciascuno di noi è uno, e il suo rapporto di essere un ennesimo dentro una molteplicità di enti, N come noi, reali come noi, tutti Dio come noi, nel limite ciascuno della croce che ha avuto nella nostra realtà. Ora, quando io, proprio chi vi parla, mi faccio avvocato di questo Dio che vi ho precisato chiaramente in tutti i suoi termini, a partire da quello religioso, a partire da quello scientifico, a partire da quello razionale. Io ve l'ho espresso in tutti i modi e io sono l'avvocato di questo Dio e dico che Dio è presente in noi. In me c'è l'avvocato di Dio. Tanta gente fa fatica ad accettarlo perché dice che Dio non c'è,
dentro di noi. Per questa gente che crede in un Dio che lo ha creato, esiste invece quel Dio in cui credono che è solo una creatura della loro mente, è una pura astrazione della loro mente. E loro credono di essere seguaci di Dio più di me, perché loro credono in una astrazione, credono in un Dio che è il frutto della loro mente, che gli mente e gli mostra una loro creazione come il loro creatore. Invece in me, che mi intendo creato e esclusivamente creato da Dio, come l'avvocato suo, in me non esiste questo creatore di Dio, ma esisto io come creato da Dio. Io sono modesto, io sono che sto al posto mio, come Dio mi ha creato. Invece questi altri pretendono di essere creature di un Dio che sono essi a creare nella loro mente, e immaginandolo così come lo immaginano, non arrivano in alcun modo a riconoscerlo vero nemmeno in essi stessi. È un limite non solo della fede, ma anche dell'intelligenza, perché se l'intelligenza umana, dopo di aver ascoltato con il desiderio di capirci qualcosa, le cose che io oggi vi ho detto, se l'intelligenza umana non arriva a capire che il Dio è reale, è in ciascuno di noi, è in ognuno di noi come un Dio nella croce del nostro limite, ma che siamo tutti coinvolti, perché ciascuno di noi è un ennesimo di un N che esiste nel suo essere unitario come il prodotto di tutti gli N uomini che esistono oggi, tanto da essere reale, tanto da esistere veramente nella globalità dell'essere umano. Se non arrivano a capire una cosa di questo tipo, è solo forse difetto o di speranza o di intelligenza, ma in realtà vera né l'uno né l'altro, è sempre Dio che li ha creati così. Ogni uomo non è libero di essere quello che è. Abbiamo intanto il DNA che ci evolve secondo il suo progetto, ma abbiamo ricevuto ciascuno il suo DNA da un sistema possibilistico che si è differenziato in tutti i DNA possibili e si è diffuso nella sua presenza in tutti i DNA possibili. E abbiamo questo infinito che si presenta a livello di umanità, che è l'espressione reale di Dio, per cui chiunque oggi faccia qualcosa per il bene dell'umanità la sta facendo per Dio.